dell'innovazione all'interno del progetto? Allora, questo progetto è stato realizzato dal sottoscritto e da alcuni amici utilizzando e avvalendosi non di attori professionisti bensì di cosplayer. Io ritengo che questa sia l'innovazione più marcata del progetto, proprio perché si va a emulare perfettamente il personaggio della serie, in questo caso Lupin, invece di andare a reinterpretare il personaggio. Oltre a questo ci siamo avvalsi di alcune, chiamiamole, tecniche di montaggio, in cui appunto andiamo a splittare lo schermo, che è una chiara citazione al cartone animato anni 80, anni 70, e diciamo che questo è anche un po' il punto di forza del progetto. Cinema e digitale, come le nuove tecnologie influenzano la settima arte? Allora, sicuramente il digitale sta facendo molto per il cinema, lo vediamo sicuramente nelle grandi proiezioni da tantissimo tempo e adesso, grazie appunto anche ai costi abbattuti, anche le persone, diciamo, non professioniste possono cominciare a interfacciarsi con questo mondo. Sicuramente appunto da una quindicina d'anni a questa parte, diciamo più magari dal 2005, però più o meno la decade è questa, il privato che ha magari l'ambizione di un progetto che aveva in mente piuttosto che un sogno nel cassetto, adesso è più semplice raggiungerlo con mezzi e costi abbastanza abbattuti.